Salve a tutti, nell'ultimo blog di Tag Medicina di oggi, di sabato, abbiamo pubblicato un articolo con un titolo un po' particolare. I farmaci per l'erezione, quindi gli inibitori della 5-fosfodiesterasi, sildenafil, tadalafil, vardenafil, possono migliorare o dare un aiuto nel controllo dell'eiaculazione precoce. È un titolo particolare, ma in effetti è uno studio che è stato effettuato dai colleghi anglosassoni su 471 pazienti, le cui conclusioni sono abbastanza immediate. L'utilizzo dei farmaci per l'erezione possono migliorare la latenza del tempo eiaculatorio, accompagnandosi chiaramente a qualche piccolo effetto collaterale. Questi farmaci vasodilatatori, in questo gruppo di studio, ha dato in alcuni pazienti del rossore sul viso e un po' di congestione nasale, nient'altro. Raramente mal di testa dopo l'assunzione, i classici sintomi di questi farmaci vasodilatatori. Perché il motivo non è spiegato nell'articolo, però se andiamo a cercare in fondo la verità può essere anche abbastanza ovvio. Talvolta l'eiaculazione precoce accompagna una disfunzione erettile, magari molto minima, limitata, neanche percepibile dal paziente, dalla persona, ma questo crea comunque nel nostro organismo una sensazione di incertezza, quindi di allarme, di ansia, anche inconscia. Questo che fa? Attiva il sistema ortosimpatico, il sistema che ci rende attenti ai pericoli, e per far questo l'organismo libera le catecolamine, noradrenalina e adrenalina, che ci rendono iperattivi, ci fanno pensare più velocemente, aiutano i nostri muscoli, ma nello stesso tempo riducono l'afflusso di sangue in alcuni organi, fra cui i corpi cavernosi. Quindi io spiegherei così. Talvolta l'eiaculazione precoce è un riflesso di una componente di ansia prestazionale. Abbiamo una non totale certezza della nostra prestazione e l'organismo trova una via di fuga con l'eiaculazione precoce, anche per questa liberazione di ormoni da stress. Il prendere un farmaco per l'erezione mi rende più tranquillo, più sereno, l'autostima aumenta e quindi anche il controllo del riflesso eiaculatorio aumenta, per cui il razionale dello studio si può sposare benissimo anche con questa spiegazione più su un ambito psicologico e probabilmente esistono anche dei meccanismi organici che devono essere ancora approfonditi, nei quali il farmaco agisce magari inibendo in parte la ricaptazione della serotonina. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti un buon sabato e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.